Rapidissimo c'è l'excursus per quello che riguarda il discorso legato ai consumi energetici in Europa. Notiamo subito che il 46% dell'energia consumata in Europa è imputabile alle costruzioni e di questo 46% il 68% è consumato in riscaldamento, stando all'elaborazione ENEA del 2003. L'Italia detiene un poco invidiabile primato. Potete vedere che siamo i primi in classifica per inefficienza energetica per quanto riguarda la qualità del nostro isolare. Il 18% energia consumata per il riscaldamento in Europa è tutta italiana. Ogni anno si registra nell'uso civile circa il 2% di aumento. Il problema, secondo me, sta nel grafico di destra, è tutto lì la giustificazione. Io non riesco a percepire quella che è la differenza tra l'interesse, inteso come pecunia, come soldi, da parte del costruttore, ma riesco bene a vedere quella che è la differenza di interesse per quanto riguarda l'utente. In realtà, purtroppo, per riuscire a colmare quel gap, lasciando perdere il discorso passivo, ma concentrandosi sull'attuale, l'isolato, bisogna sempre intervenire in maniera coatta attraverso incentivi o oggetti del genere. In realtà, basterebbe veramente poco e con come dire, un sacrificio da parte del costruttore, magari veramente esiguo, per avere grandi vantaggi nei confronti dell'utente. Poi, come giustamente diceva l'architetto Allen, le scelte progettuali hanno conseguenze per molti anni. La direttiva CE, che vedete lì sopra, ha introdotto in Europa una metodologia comune per il calcolo del rendimento energetico, ha introdotto, poi in Europa ha avuto diverse evoluzioni, la certificazione energetica obbligatoria, ma ciò che secondo me bisogna tenere presente è che il rendimento energetico non è il solo oggetto, diciamo, su cui porre la nostra attenzione quando parliamo di consumo nelle costruzioni. L'energia non si genera, l'impatto sulle costruzioni dell'ambiente sulle costruzioni non si genera, non si attua solamente in fase costruttiva, e i consumi sono solo un parametro di immediata e facile comprensione, un po' come l'RVW per quanto riguarda la prestazione acustica di una partizione, di un controsoffitto, eccetera. Questo schema riassume quello che è il cosiddetto ciclo di vita di un edificio. L'edificio, per poter essere costruito, necessita dell'apporto di materiali, ovviamente dell'energia viene utilizzata per costruirlo, per manutentarlo e poi per smaltirlo e eventualmente riciclare i materiali che ne fanno parte. Durante tutta questa vita noi introduciamo energia e materia. L'energia di costruzione rappresenta circa il 10% solamente di quell'energia che complessivamente viene consumata durante la vita dell'edificio. Durante il ciclo di vita dell'edificio, lo stesso emette nell'ambiente continuamente emissioni e ovviamente rifiuti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è importante tenere presente quella che è l'aspetto energetico in fase di costruzione, ma per esempio nella produzione di materia dei componenti, l'aspetto ambientale va visto sotto diversi punti di vista. Un prodotto può essere ampiamente ecologico, ma provenire dalle isole Figi e quindi l'energia necessaria e la CO2 prodotta per poterlo portare qui a Bergamo magari lo rende poco gentile nei confronti dell'ambiente. Bisogna contestualizzare ovviamente la progettazione. In quest'ottica si introduce il sistema a secco, che io dico SR, non lo dico io, è una definizione ormai ampiamente utilizzata, e che è né più né meno che quello che ha fatto l'architetto Haller nelle scuole che abbiamo visto prima, cioè dato un telaio, in questo caso in legno, tipicamente in legno, non facciamo nient'altro che applicare dentro e fuori due involucri, il primo che deve proteggere impianti, strutture, elementi isolanti dagli agenti atmosferici, il secondo deve creare comfort abitativo. Noi mettiamo due, tra virgolette, sottili pellicole dentro e fuori, il resto dello spazio è investito in utile isolamento, utili spazi destinati agli impianti. Il primo aspetto che mi preme sottolineare, lo avete visto nelle foto dell'architetto, è la presenza di oggetti di grande dimensione.
L'80% delle strutture utilizzate, dei sistemi utilizzati nelle costruzioni a secco di tipo SR sono precostruite o prefabbricate in stabilimento. Questo implica ovviamente una riduzione dei tempi, ma anche, rispetto all'edilizia tradizionale, alla riduzione di quelli che possono essere considerati dei grossolani errori che ovviamente le maestranze compiono nell'assemblare oggetti che arrivano dalle fabbriche. Perché scegliere un sistema secco? Perché io dico che noi pensiamo che il sistema secco sia una sorta di inevitabile evoluzione del costruire. In alto a sinistra c'è un'automobile che probabilmente ha pochi requisiti in termini di sicurezza, così come li concepiamo oggi. A destra l'esasperazione di una tuta da 100 euro con airbag incorporati. Bene, noi pensiamo proprio che le necessità legate alla mitigazione dell'impatto ambientale e anche del risparmio energetico porti inevitabilmente all'uso di tecnologie a secco. Il materiale prodotto dall'azienda per cui lavoro va bene per realizzare un po' tutto quello che c'è dentro e fuori un'abitazione. Al di là delle sture portanti e del tetto, il resto può essere fatto, può essere rivestito, quindi può essere completato con il gesso fibra. Per dire semplicemente cos'è Fermacell. Fermacell è un'azienda tedesca che ha sedi e business unit in tutta quanta Europa. In Italia siamo un guardacasa a Grassobbio con un ufficio tecnico-commerciale e produciamo il gesso fibra. Il gesso fibra è gesso, cellulosa e acqua. È un prodotto al 100% ecologico per il semplice fatto che il gesso è il gesso di desolforazione, il cosiddetto solfogesso, quello che si ottiene dall'abbattimento delle emissioni delle centrali termoelettriche a petrolio o a carbone, altrimenti un rifiuto. Quindi è un prodotto che all'80% è un materiale riciclato di preconsumo, al 20% è un prodotto riciclato di post-consumo perché è cellulosa proveniente da quotidiani riciclati, nient'altro, che altrimenti sarebbe destinati al macero. Il resto è acqua, l'acqua è il nostro collante naturale. Va da sé che un prodotto del genere ha tutta una serie di certificazioni da enti indipendenti che lo considerano tale, cioè ecologico. Vi dico anche cosa non è il gesso fibra. Il gesso fibra non è cartongesso, si presenta in lastre, è un prodotto proprio detto omogeneo, da sopra a sotto, destra a sinistra, ha sempre questa composizione, non è un rivestimento di gesso con dei fogli di cartone per quanto tecnico. Questo è il ciclo produttivo che vi ho descritto rapidamente prima. C'è un grosso mixer, si mette il materiale, si spalma su punta pirulan, si introduce dell'acqua, una pressa idraulica che esercita una pressione di circa 6.000 km quadro schiaccia questo pappone, si procede al taglio, un forno autoclavato a varie temperature stabilizza le lastre, un flip gira le lastre perché sennò andiamo a finire in un'altra città, si liscia il prodotto. Poi c'è una premerizzazione, effettivamente c'è un quarto ingrediente, noi premerizziamo entrambe le superfici delle lastre con degli oli di mais e amido di patata e poi si porta in cantiere. L'Istituto di Biologia Edile, l'IBR, ha verificato in fase di produzione l'assenza di formaldeide solventi, i famosi VOX, all'interno del materiale. L'Eco-Institute di Colonia ha certificato il sistema, non solo il materiale, dunque anche l'adesivo col quale si uniscono queste lastre e anche lo stucco. E abbiamo cominciato un percorso per riuscire a verificare quello che è l'analisi del ciclo vita del prodotto. Vi confesso che in questa fase noi siamo arrivati all'EDA, cioè dobbiamo verificare quello che è anche l'incremento di CO2 in fase di smaltimento e di distribuzione prima del materiale. E abbiamo iniziato un percorso con il CNR, con l'Environment Park di Torino, per seguire realizzare un progetto che è quello di individuare un database con materiali veramente sostenibili. Per esempio, in Piemonte già esistono una serie di sistemi fatti in gesso fibra, riconducibili appunto all'ambito della biologia edile.
quelli sono gli indicatori utilizzati dalla PA International dell'Istituto per fare questo lavoro per Fermacell. Dietro ciascuna di questi concine c'è un'esperienza. Una cosa che volevo dire all'inizio, quando ho provato la presentazione, volevo dirlo durante l'introduzione, poi un po' di emozione mi ha rallentato, è che la scelta di materiale come questo non impone a voi progettisti e all'utente finale alcun compromesso. Questo ci tengo molto a dirlo. E per alcun compromesso intendo dire che le prestazioni che vanno al di là dell'aspetto ecosostenibile del materiale sono, rispetto a un'edilizia tradizionale, decisamente superiori. Adesso lo vedrete. Le lastre sono così. La vendiamo anche quella di grande formato di 6,54 m, l'avete vista forse in qualche foto dell'architetto Allen, ma tipicamente la lastra è una lastra da 10, 12 e mezzo, 15 o 18 mm di vari formati. Recentemente abbiamo introdotto anche un prodotto con un freno vapore, non una barriera vapore, ma un freno vapore, dotato di un SD di circa 3 metri, varia in funzione dell'ambiente se umido o asciutto, e che consente il passaggio del vapore, ma impedisce la formazione in sistemi a secco di condense interstiziali. E poi, esordio assoluto, siete i primi a vedere questo prodotto, ci stiamo lavorando da 12 anni, la Green Line è una lastra in gesso fibra indistinguibile dal gesso fibra tradizionale. Ho dimenticato di dire che questo prodotto esiste dal 71, con pochissime variazioni dalla formulazione originale. Cos'è questa Green Line? È una lastra che è stata additivata con della cheratina. La cheratina è quella presente nelle unghie e nei capelli che non ho, ed è un prodotto che fissa una serie di inquinanti. Sempre enti terzi, l'Eco Institute in particolare, ha dimostrato come in periodi variabili da pochi giorni a diversi mesi la presenza di quelle sostanze, il formaldeide presente in molti mobili, non sto qui a dire di che provenienza, altri come l'acetaldeide presente nelle pitture, nel talune pitture, sono tutti prodotti che vengono assorbiti dalla lastra, modificati e ceduti nell'ambiente come prodotti non più dannosi per le persone, per chi le respira. Il gesso fibra si taglia, adesso faccio qualcosa di un pochino più pratico, poi per chi ne avrà voglia domani ha la possibilità di verificare queste cose di persona e provare anche magari a manipolare il materiale. Si taglia con mezzi manuali e con mezzi elettrici. Il taglio di fabbrica consente l'incollaggio anche delle lastre, il taglio manuale o quello elettrico di stuccare le lastre con una fuga molto, molto larga. Ops. Houston. Ok. Il Fermacell si avvita come lastre di cartongesso oppure si può graffare strutture in legno. Un altro aspetto molto, molto carino è che le lastre si filettano lungo tutte le lastre hanno una tenuta importantissima, non fungono solo da rivestimento, ma hanno la possibilità di reggere dei carichi molto importanti, tant'è che diversi layer di lastre possono essere applicati su quelli precedenti. Intendo dire che la terza lastra si applica sulla seconda sulla prima, la prima sulla struttura. Le lastre si possono applicare con differenti tipi di giunzione. Notate una cosa importante. Nel disegno in basso è assente il famoso tagliabandiera che tante volte crea problemi ai sistemi a secco e crea sgradevoli fessurazioni sopra le porte. Bene, incollando le lastre noi garantiamo l'assenza di questo tipo di difetto anche in assenza di questa procedura. L'altro sistema consente, quello che spaventa un po' gli applicatori di sistema a secco, a torto, di non utilizzare retine, garze, materiale di altro tipo, ma di riempire una fuga molto larga, 5-7 mm, solamente con lo stucco della Fermacell, che non è nient'altro che la lastra in pasta, è dello stucco a base di gesso con della cellulosa all'interno. Ha anche un vantaggio di tipo estetico, un processo del genere, non aggiungendo retine o elementi diversi sul giunto, non si creano i famosi bozzi che devono essere camuffati allargando le fughe. Il gesso fibra ha una serie di ETA, quindi sono dei European Technical Approval, cioè delle certificazioni volontarie approvate dall'Europa che consentono l'utilizzo in ambito statico, per esempio, del materiale
accettate tranquillamente dalla Comunità Europea, quindi non sono delle autocertificazioni. Ed è una cosa molto particolare. A sinistra vedete un controvento, il gessofibra a destra non c'è. Perché? Perché le lastre di gessofibra dalla 15 al 18 mm fungono da controvento, hanno un effetto controventante molto molto importante. Vengono testate con sollecitazione a compressione, come quella FA che simula una forza del vento con prove di carico. Per esempio, in questo caso il vento spinge così come da slide e le pareti perpendicolari alla spinta del vento rappresentano il controvento. In altre parole, cosa succede? Succede che questa forza FH sollecita la piastra di testa, si creano quindi delle tensioni e delle zone invece di pressione. Tutte le volte che proviamo ovviamente in laboratorio un sistema del genere, la rottura viene sempre nell'ambito della zona tesa, che è quella in basso a sinistra. Tiriamo fuori un grafico che è molto simile a quello che è più noto su materiali tradizionali, calcestruzzi, acciaio, eccetera, uno sforzo e formazione, una forza spostamento, un breve andamento elastico e poi una rottura plastica, e poi un andamento plastico. Questi documenti approvati dall'Unione Europea sono molto particolareggiati. Una serie di parametri vengono sviscerati e affrontati dall'altezza del pannello, alla presenza di guide superiori e inferiori, al tipo di profilo, se è pieno, se con una sezione AD, il tipologia del fissaggio, il tipo di fissaggio, il passo del fissaggio. Alcuni esempi: vengono codificati i tipi di viti e di graffe che possono essere impiegate. La distanza delle graffe, la presenza di giunti, la distanza dal bordo, sono tutti quanti aspetti che vengono affrontati. Per esempio, queste sono le distanze delle graffe dagli elementi strutturali. Notate che c'è un incremento dello spazio richiesto se l'assemblaggio viene fatto in cantiere e non in fase di prefabbricazione. A mo' di tutela, un coefficiente di sicurezza ulteriore per evitare errori umani. Qui c'è tutta la considerazione sull'ingombro delle graffe e su elementi importanti. Distanza R e punti di fissaggio, anche questo aspetto è molto molto importante. Per esempio, questo è un ambito, una costruzione, l'architettuale non deve guardare il tipo di cappotto che hanno applicato, era solo per mostrare l'applicazione in esterno del gesso fibra. Questo documento dimostra come il materiale possa essere impiegato anche come rivestimento esterno, purché protetto da un cappotto o una fascia da ventilata, e ne indica tutte quelle che sono le procedure in tal senso. Le viti del Fermacell sono profondamente diverse dal cartongesso, non bisogna far grip sul cartone, ma fresare la lastra e fissarsi lungo tutto quanto, per tutto quanto quello che è lo spessore. Qui abbiamo anche ovviamente ancora il discorso delle graffe. Per dare un'idea di quelle che sono le resistenze dei sistemi a secco, aggraffati, immaginate la parete di prima, è lo stesso modello, l'ho semplicemente ruotato di 90 gradi. Applicando le viti indicate all'interno dell'ETA con un passo di 75 mm, il carico da applicare, la forza del vento, in quel caso l'FH, è pari a 3.000 kg prima della rottura. Se si riduce a 50 mm il passo delle graffe, abbiamo un incremento del 50% della resistenza. Sono valori importantissimi, dati molto molto alti. Alcuni esempi. Poi, dal 2005 abbiamo anche affrontato il tema del sisma. In Germania c'erano stati dei terremoti, magari meno noti ovviamente di quelli nostrani, ma vi assicuro molto molto importanti. I sistemi a telaio, i sistemi a secco, sono estremamente performanti durante l'azione di un sisma, semplicemente perché non vi si oppongono, ballano le costruzioni a telaio con il sisma. Gli elementi di giunzione che adesso vi ho descritto, che resistono a carichi statici molto importanti, durante un'azione dinamica invece si comportano in maniera opposta, cioè sono degli elementi che dissipano molta energia pur mantenendo gli elementi ben incollati, ben attaccati alle strutture di supporto.
Questo è il tipico esempio. Su una shack table, quindi un tavolo vibrante, sono state costruite le vere e proprie case e gli effetti sui elementi di fissaggio sono questi. Un elemento, un incrocio tra una trave e un pilastro in calcestruzzo, lo sapete, è un elemento molto rigido, regge finché regge, se il sisma è troppo forte, si rompe in maniera fragile. Il procedimento che abbiamo seguito è stato molto semplice. Abbiamo prima stato diviso in tre step. Vado un po' veloce su questa parte. Abbiamo analizzato degli elementi molto piccoli per verificare la profondità di inserimento, le stanze del bordo e dei vari elementi di collegamento, per verificare nel dettaglio il comportamento delle graffe e dei chiodi. Dopodiché abbiamo creato delle pareti sottoposte a carichi statici monotoni e ciclici e alla fine è stato realizzato il modello in scala per capire come funziona. Per chi si trova anche su YouTube, per chi poi volesse vedere dei veri e propri test o dei video molto, molto interessanti. È venuto fuori questo documento, oggi disponibile anche in italiano, è un confronto tra normativa tedesca e le nuove norme delle costruzioni italiane, con un esempio anche di calcolo per un edificio a tre piani, ovviamente a telaio in legno. Oltre agli aspetti legati alle situazioni sismiche, i nostri sistemi vengono testati, vi assicuro, in maniera molto severa a prove di carico, carico concentrati, distribuiti, urto a corpo molle, urto da corpo duro, attraverso tutta una serie di prove di laboratorio. I risultati sono molto importanti ed ecco che cerco di instillare qualche tarlo. Quando vi dicevo che non dovete scendere a compromessi, sto dicendo che su una singola lastra di gesso fibra da 12,5 mm voi potete appendere i pensili della cucina, senza andare a realizzare preventivamente sottostrutture o diciamo, oggetti strani all'interno della parete. Quei piatti non sono quelli dell'IKEA, sono piatti veri. Per darvi qualche indicazione, a destra in azzurro c'è il cartongesso, a sinistra tutta una tabella legata al gesso fibra per quanto riguarda i chiodi. Ma non è questa la tabella più importante, quella più interessante è questa. Le prove di carico vengono fatte non come se il carico fosse un quadro, ma su una mensola di 30 cm con un carico dinamico, come se volessi staccare una mensola. E con l'umidità ambientale dell'85%, c'è cioè una lastra molle. I numeri che vedete lì hanno un coefficiente di sicurezza 2. Questo vuol dire che con una semplice vite, cioè filettando la lastra, io una lastra di 10,5 riesco a caricarla fino a 30 kg sapendo che si rompe a 60 per singolo punto. Quindi il 70-80% di oggetti, compresi i plasma da 50 pollici, li potete appendere con due viti sulla lastra. Le prove che vengono fatte sono prove anche urto a corpo duro, un chilo da 5 metri cade sullo stesso punto, non è mai passante l'elemento, in previsione di oggetti antisfondelamento, oggetti di questo tipo. Urto a corpo molle, stesso discorso, un sacco di 50 kg cade da 3 metri, tra i montanti, sul singolo montante, l'energia necessaria a rompere, in termini di chilogrammi, anzi imbozzare una lastra, è intorno ai 151 kg e comunque superiore a quella per le due lastre di cartongesso. Controsoffitti, stesso discorso. Prestazione al fuoco. L'architetto Halley mi ha anticipato, la forza di questi materiali, che sono cosiddetti materiali idrati, è nella presenza di tanta acqua di cristallizzazione nel loro interno. Acqua di cristallizzazione vuol dire che è un'acqua fissa, ferma e che non si muove da lì fin tanto che non scoppia un incendio. In quel caso, ecco che si rompono questi legami chimici, evapora l'acqua all'interno che raffredda ciò che c'è dietro, una struttura portante, oppure impedisce il passaggio di fumo e fiamme, la temperatura al di là di una partizione. Questi sono alcuni delle prestazioni che si possono raggiungere, vi assicuro che da 71 a oggi abbiamo fatto diversi test. Però voglio porre l'attenzione su un aspetto molto importante. I ray che vedete lì a destra, in questa tabella, o in questa tabella, che è un estratto dei numerosi test che noi abbiamo, sono realmente dei ray, non come li concepiamo o li abbiamo concepiti fino a poco tempo fa all'italiana. Intendo dire che non sono degli EI60, EI45. Quelle pareti sono pareti portanti, cioè sono state infilate in un forno e sono state schiacciate durante l'esposizione all'incendio, secondo la curva prevista dalla N3501 parte seconda. Quindi sono partizioni portanti resistenti al fuoco. Le prestazioni acustiche. Se quello che vi ho detto era carino, beh, sappiate che la forza dei sistemi a secco e del gesso fibro in particolare è legato alla
alle prestazioni acustiche di questi sistemi. In generale vi dico che i sistemi a secco sono spaventosamente più performanti di qualunque mattone, semplicemente perché funzionano secondo leggi fisiche differenti, non lavorano per massa, ma per massa molla massa, cioè al di sopra della frequenza di risonanza, che è quella FR in quel grafico, giocando su una serie di parametri, una lastra in più, un po' di isolante in più, allargo, stringo, metto una lastra di qua, una lastra di là, io riesco ad aumentare per ottava di banda di 12-18 decibel, anziché fare quell'operazione che deve essere fatta sui muri pieni, che è quella di raddoppiare la massa se voglio aumentare di 6 decibel. Intendo dire che se un muro è un forato dell'8, per esempio, che è intonacato in entrambi i lati, fa circa 42-43 dB, se voglio portarla a 42 più 6, io devo raddoppiare la massa. Questo grafico è molto interessante. Vi chiedo un atto di fede: i rapporti di prova sono veri, quelli in verde e quelli in arancione su sistemi a secco, l'altro in azzurro su un forato dell'8 è Università di Parma. Notate come i grafici del cartongesso e del fermace sono identici, solo che il fermace è trazato verso l'alto, in virtù del fatto che ha una massa di 1200 km³ contro i 680 tipicamente del cartongesso. E le configurazioni messe a confronto sono così. Ora, non so quanta confidenza avete con i decibel, ma per le orecchie umane 3 decibel in più o in meno raddoppiano o dimezzano a certe frequenze la sensazione sonora, quindi tra 42 e 54 c'è un abisso, un abisso. Due lastre di cartongesso, a seconda dei certificati dei produttori, fanno circa 52-54 dB. Ora qualcuno si chiederà: e cosa fanno due lastre di Fermacell? Due lastre di Fermacell fanno questo, 62 decibel in laboratorio. E per essere onesti, la prova è stata fatta con un 12,5 più 10 per lato, non con un 12,5 più 12,5. Quindi in 12 centimetri. Non è il risultato che otterrete in situ, assolutamente. Questa è una prova di laboratorio. Buttiamo giù da 3 a 7 decibel da questo risultato, però una cosa è partire da 62 dB, una cosa è partire da 52 dB. Il gesso fibra, ripeto, può essere impiegato all'esterno, protetto una facciata ventilata, da una facciata non ventilata, può essere ricoperto da un cappotto, meglio se in fibra, può essere ricoperto da rivestimenti in pietra, senza nessun tipo di problema. Spendo due parole per i sottofondi a secco. Anche questi li vedrete domani, chi vorrà venire, che forse è una cosa un pochino più innovativa, è una cosa meno vista. Noi facciamo i sottofondi, luogo del sabbia e cemento, delle loro evoluzioni, senza una goccia d'acqua. E lo facciamo attraverso lo stesso materiale, però proposto in mattonellone di 1,5 m per mezzo metro. La posa è molto simile a un grosso parquet. I mattoni, le lastre vengono messe in sequenza 1, 2, 3, 3 è il pezzo che avanza, si ricomincia dall'altro lato, 4, 5 e via discorrendo, senza sfridi. Per mettere in bolla il sottofondo, utilizziamo dei prodotti a secco di vario tipo. La sequenza è molto semplice: sostanzialmente si prepara, come per un massaio tradizionale, il perimetro della stanza con degli elementi solidarizzanti per il taglio acustico. Si fa saltare, visto che sono lastre slittate, già preaccoppiate, il dentello per la partenza, altrimenti avremo un piccolo scalino, e si applica all'elemento, figura 3, dove c'è scritto posa, in un angolo. Dopodiché il gioco è fatto. Si incolla e si avvita, oppure si incolla e si graffa fino ad uscire dalla stanza. Abbiamo stimato che circa due persone fanno circa 80 metri quadri in un giorno. Il giorno dopo si mette il parquet, le mattonelle, il linoleum o tutto quello che vi pare. Ecco la posa. Il sistema è compatibile con sistemi radianti? Sì. È compatibile con sistemi radianti? Sì. Quello che devono essere utilizzate però sono delle piastre radianti un po' particolari. Adesso faccio vedere qualche foto. Ecco come livelliamo noi. Noi livelliamo con un prodotto a secco che è calcestruzzo autoclavato in grani, con una grammatura molto furba, da 0,2 a 4 mm. Si stagge e lui si blocca, senza acqua. Non c'è bisogno di coprire col cemento gli impianti, un centimetro sopra l'impianto più alto ed è protetto dal calpestio, pesa 400 km³, quindi il nulla, ed è anche un discreto isolante termico. Ecco la posa, si creano queste fasce intorno alla stanza, dopodiché si poggiano le lastre in sequenza. Non è una cosa particolarmente complicata. Per l'isolamento acustico su sistemi in legno abbiamo un altro tipo di materiale, che è quello che vedete in basso a destra. Sostanzialmente è un cartoncino che noi riempiamo questa volta con un granulare pesante, che è graniglia di granito. Pesante
pesa 1500 km3, ma in questo caso l'effetto che vogliamo è quello di dar massa a un solaio in legno che tipicamente non ne ha, per ridurre il rumore del calpestio. Questo andrebbe dove vuole, se non confinato, se non lo confiniamo in quel cartoncino che ha anche un fondello. I risultati sono più che discreti. Da un tavolato con un assito e un trave passiamo da 88 a 61 decibel in termini di LNW, che sapete essere il contrario rispetto all'RW. I sistemi radianti sono compatibili, abbiamo bisogno però di piastre radianti in fibra di legno e materiali sintetici. Materiali, quello che non serve in altre parole è il bugnato, tipico da calcestruzzo, perché noi non andiamo a versare un fluido, ma mettiamo un elemento discreto. Ci serve una piastra radiante. I produttori di piastre radianti hanno sempre in gamma dei prodotti specifici per sistemi a secco. Ultime slide per parlare delle lastre cementizie. Sono lastre realizzate in cemento, questo sì, ma dentro dell'argilla espansa, sono leggerissime e si prestano ad usi interni, io dico condizioni estreme, bagno turco, la sauna, il bagno delle palestre, i bagni delle scuole, laddove c'è un utilizzo frequente e intenso, altrimenti il gesso fibra è indicatissimo per l'applicazione nei bagni, anche nei box doccia. Oppure per l'esterno, si possono realizzare oggetti degustibus come questi, cioè delle facciate semplicemente con delle lastre nude e fissate su strutture metalliche in legno, oppure si possono realizzare dei veri e propri muri di tamponamento, portanti o non portanti. In questo caso è una parete tipica da telaio, da costone in legno, in cui lastre cementizie vengono accostate in testa, si applica una sorta di nastro adesivo, e poi una colla a pennello. Il sistema è garantito 6 mesi, lasciato in questo modo. Per brutto tempo, dovete interrompere il cantiere, dovete andare altrove. Dopodiché si completa con una malta, rete malta, come fosse un cappotto. Esempi di realizzazione. E qui la sequenza di montaggio che ho anticipato. Il nastro, la colla, malta, rete malta e la finitura che volete. È possibile ovviamente realizzare anche delle facciate ventilate con elementi in legno o di altro materiale. Ultimissima slide, questa l'ho aggiunta alla fine. La domanda se il Fermacell si piega, la risposta è sì. A Oulx, vicino a Bardonecchia, abbiamo realizzato credo una cinquantina di aule, questo è un uso professionale, che poco c'entra con quel tipo di architettura, ma sono tutte quante tonde. Come si fanno a curvare? Semplicemente si immergono in acqua o si lasciano dei quotidiani bagnati sopra per 8-10 ore. Il giorno dopo un paio di persone le sollevano, le poggiano su una dima, queste col proprio peso inzuppate d'acqua cambiano forma, quando si asciugano riprendono le caratteristiche di prima con una nuova forma. Riusciamo ad arrivare in cantiere fino a 1,5 metri di raggio senza difficoltà. Perché sistema a secco, alto livello di prefabbricazione, tempo dimezzato di realizzazione, non si asciuga nulla, flessibilità e modularità, sistema a secco, alto potenziale di risparmio energetico. Tenete presente che quello che dicevo, una pellicola molto sottile di qua, una pellicola molto sottile di qua e tutto il resto, come ricordava l'architetto Allen, è investito in isolamento e impianti. Non ci sono sprechi neanche di spazio. Manutenzione e gestione molto semplice e pulita, e poi provare per credere a un supporto tecnico, crediamo, di qualità. Ho finito, grazie. Grazie a Domenico Cristiano.